Ancora un'impronta sospetta su Monte, una traccia impressa sul terreno tra i boschi di contrada Fontanelle, a pochi metri dal luogo dove sono stati rinvenuti i resti dell'animale sbranato. Rispetto alle prime indicazioni, le ossa ritrovate dai carabinieri forestali appartengono a un tasso e non a un cinghiale. Impronte e avvistamenti in un fazzoletto di terreno, dove è situata anche una pozza d'acqua, una fonte che potrebbe essere sfruttata dal grosso felino per abbeverarsi. Stamane la zona è stata di nuovo battuta dai carabinieri forestali e dalle guardie dell'Eco Club. Nel pomeriggio è previsto un sopralluogo dei tecnici dell'Istituto Zooprofilattico di Portici e i periti dell'Università Federico II di Napoli, che eseguiranno il test del DNA su ciò che è rimasto dell'animale spolpato e analizzeranno le impronte ritrovate sul passaggio della presunta pantera. Un approfondimento questo messo a rischio da maltempo. La pioggia di queste ore potrebbe infatti lavare via gli indizi raccolti in questi giorni di ricerche. Nelle prossime ore, dopo un tavolo tecnico in prefettura con gli esperti, la protezione civile potrebbe dare il via a una massiccia battuta di caccia. Circa 3,5 km di territorio tra Sumonte e Sant'Angelo a Scala saranno setacciati da 50 uomini armati di fucili caricati con dardi soporiferi e 30 cani specializzati nella caccia al cinghiale. Stamane a seguire da vicino l'ispezione dei carabinieri c'erano anche il presidente del Parco del Partenio, Franco Iovino, e il sindaco di Sant'Angelo a Scala, Carmine De Fazio. All'inizio, per la verità, avevamo preso sotto campo questa cosa, pensavamo, come al solito, ogni 7-8 anni insomma, si sentono di queste cose. Poi man mano, ascoltando e interpellando un po' gli esperti, anche responsabili in prefettura, mi sembra che degli indizi, un grosso filino, siano reali, per cui ci stiamo preoccupando senza allarmismo, però senza creare panico, perché ieri mi hanno raccontato che uno che sta, un operaio che sta lavorando in montagna ha visto un'ombra, cosa è scappato, insomma, così. Comunque con calma, quando gli indizi saranno certi, insomma, vediamo insieme alla prefettura, alle amministrazioni, agli altre istituzioni cosa fare. Siamo muniti di fototrappe, per la verità è un progetto già da qualche tempo, avevamo messo in campo delle fototrappe alle forze dell'ordine con un drone per controllare meglio la zona, ma indipendentemente dal grosso filino, insomma, per controllare il territorio del Parco del Partenio. Arriveranno tutti i tecnici dell'Università Federico II, zooprofilattico e altri. Praticamente per individuare le nuove impronte, quelle già in nostro possesso, più le carcasse per le analisi e anche le analisi del DNA, dove poter ricavare la possibile o la certezza della presenza del felino tramite la carcassa martorizzata, diciamo. Ecco, confermata comunque la maxi battuta di caccia con l'utilizzo subito, dei dardi soporiferi. Subito dopo le analisi e quindi quello che ne uscirà da queste analisi, praticamente avremo un tavolo totalmente tecnico per decidere il subito dopo, cioè come dover intervenire.